Ciao a tutti amici, benvenuti ad una nuova avventura chiamata Futura. Io sono Manuel e oggi andiamo a concludere la nostra settimana di videogiochi con la nostra rubrica Passione Retro Game. Ed è qui che andiamo a riscoprire Super Mario Kart per Super Nintendo, il primo capitolo di una serie che farà la storia, non solo per Nintendo ma anche per altri team come Crash. Allora, andiamo a scoprirlo. Super Mario Kart lo potete trovare se siete abbonati a Nintendo Switch Online nella categoria Super Nintendo, altrimenti se lo volete l'uso lo potete trovare a 20€ oppure completo a 50. Mario Kart ha le stesse tematiche di quelli odierni, quindi avviate la partita, scegliete la cilindrata della vostra gara, in base alla cilindrata ci sarà un livello di difficoltà semplice oppure complesso, dopodiché si partirà con un totale complessivo di 20 circuiti. Avrete il time attack e anche la classica modalità battaglia, quella con i palloncini che, come abbiamo detto per Mario Kart 64, vince colui che li fa esplodere tutti all'avversario. Un numero massimo di 2 giocatori, perché siamo nell'epoca del Super Nintendo, e ci saranno delle piste leggendarie che sarà possibile vederle anche nei capitoli successivi di Mario Kart. Mario Kart per Super Nintendo, a mio avviso, è uno dei titoli più belli e più longevi della storia del Super Nintendo. Infatti qui potrete notare tantissime armi che vedranno la luce nei capitoli successivi, come Mario Kart 8, come la leggendaria piuma. La piuma aveva appunto lo scopo di farvi saltare un avversario, saltare magari un ostacolo o addirittura tagliare un percorso. Se siete amanti della saga e soprattutto siete dei retro gamer, non potete assolutamente perdere Super Mario Kart. Vi ricordo che per sbloccare sia l'ultima cilindrata e soprattutto per sbloccare anche quella che viene considerata come la coppa più difficile di tutte, dovrete fare tutti e tre i campionati. Possibilmente cercate di arrivare sempre primi. Grazie ragazzi per essere stati con noi e alla prossima.